Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Filo Diretto con Rio, la trasmissione che famigliacristiana.it dedicherà intensamente a partire da domani alla GMG 2013. Io sono Fulvio Scaglione, sono il vice direttore di Famiglia Cristiana e ho qui il compito di raccontarvi brevemente, spero in maniera non troppo noiosa, quello che faremo proprio, come dicevo, a partire da domani. È qui con me il collega Maurizio De Paoli, vedrete fra poco concretamente quale sarà il suo ruolo in queste trasmissioni. La trasmissione vera e propria sarà condotta poi da una persona molto più capace di me, cioè Anna Maria Braccini, nota giornalista televisiva. E giusto per cominciare a darvi immediatamente un'idea di come lavoreremo, ecco subito un filmato che ci porta a Buenos Aires 1987, perché Buenos Aires 1987 fu la prima edizione vera e propria, tra virgolette, della GMG, cioè la prima GMG internazionale che, guarda caso, e poi appunto Maurizio ci spiegherà un po' di questi guarda caso che puntellano la storia della GMG, si svolse nella città dell'attuale Papa. Ecco voi quindi questo filmato. Buenos Aires, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Ci fu una partecipazione anche enorme, enorme. La manifestazione finale si svolse il sabato e la domenica si svolsero le due manifestazioni, quindi la veglia e la messa finale nella più grande strada del mondo, quella del 5 di luglio. Era una specie di piazza strada lunga, che non, piena di gente, piena di entusiasmo. Lì vidi la grandezza umana anche, la forza, l'enorme forza di Giovanni Paolo II. Quella forza che i giovani percepivano subito. Perché io credo che uno dei grandi segreti della giornata mondiale della gioventù sia stato lo stesso Papa Giovanni Paolo II. Come diceva il collega Scaglione, guarda caso, 26 anni dopo la giornata mondiale della gioventù torna in America Latina. In questi anni è stata celebrata 7 volte in Europa, una volta in Asia, due in America del Nord, una in Australia. Torna per la seconda volta in America Latina e ci torna con un papa latinoamericano. Allora era l'Argentina e dall'Argentina arriva questo papa che adesso va in Brasile. Sembra una coincidenza, forse lo è. Sembra un disegno divino, forse lo è. Mi faccio notare che non è la prima volta che avviene questa staffetta. Nel 2005 la giornata mondiale della gioventù si sarebbe dovuta svolgere, poi si svolse a Colonia in Germania. L'avevo deciso Giovanni Paolo II, che però pochi mesi prima di questo appuntamento morì. E chi andò a celebrare questa GMG in terra tedesca? Il papa tedesco Benedetto XVI. Benedetto XVI è lo stesso papa che poi decide che quest'anno la GMG si svolgerà in un paese latinoamericano, ma Benedetto XVI, che nel frattempo si è dimesso, non andrà a celebrare questa GMG e ci va un papa, il primo papa latinoamericano. Sono coincidenze? Sono le staffette, diciamo, della provvidenza nel nome dei giovani? Forse sì, ma adesso vediamo anche il proseguo di tutto questo ancora con Fulvio. Sì, certamente la GMG è, come si dice banalmente, è un romanzo, no? Cioè ha veramente un sacco di risvolti. E uno di questi risvolti ve lo raccontiamo tra pochissimo attraverso un filmato, non prima che io vi abbia detto che queste trasmissioni che faremo per tutta la durata della GMG, cioè praticamente per tutta la prossima settimana, saranno arricchite da contributi sul campo, che abbiamo due inviati, Alberto Chiara e Anna Chiara Valle, a Rio, dei corrispondenti, operatori video, avremo ospiti, avremo rubriche. Quindi non perdetevi queste trasmissioni, io penso francamente che saranno interessanti. E vi annunciavo un filmato, ed è un filmato che mette in contatto l'Italia con il Brasile, proprio mentre migliaia di giovani si stanno spostando verso Rio dall'Italia. L'abbiamo intitolato Da Lampedusa a Rio, l'arsenale della speranza. Vediamo di che cosa si tratta. Siamo nel cuore della solidarietà italiana in Brasile, siamo all'Arsenal de Esperança di San Paolo, del Sermig, e qui dormiranno 100 pellegrini ed altri 500 saranno invitati a conoscere questa che è la struttura forse più importante nel paese del Samba per quanto concerne l'accoglienza di chi non ha un tetto e di chi non sa dove avere un piatto caldo.
Sono 1200 gli ospiti che tutti i giorni dormono qui nell'Arsenal de Speranza e abbiamo anche ultimamente 40 haitiani, oltre 100 africani, a dimostrazione di come stanno cambiando le rotte dell'immigrazione in Brasile, una novità assoluta per il Brasile degli ultimi anni. Noi anche qua dal Brasile abbiamo seguito con molta emozione la visita di Papa Francesco a Lampedusa. E in Brasile da tempo si dice il primo viaggio internazionale del Papa sarà in Brasile. Questo è stato un mini viaggio, ma che ha dato un segno di che cosa sarà questa giornata. Quindi noi ci sentiamo, credo un po' come tutti, dovremmo sentirci una delle Lampedusa che ci sono nel mondo. Noi che siamo stranieri qua, perché io sono italiano, siamo stati accolti e noi oggi cerchiamo di accogliere altri. Noi siamo in una casa che ha accolto 1 milione di italiani quando funzionava come centro di immigrazione del Brasile. Noi siamo in uno degli spazi che normalmente all'Arsenale sono adibiti all'accoglienza, è uno spazio che abbiamo appena ristrutturato e quindi momentaneamente lo abbiamo adibito a accoglienza pellegrini. Quindi questa fila di materassi che vediamo da domani accoglierà giovani dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Colombia, da Singapore e molti dall'Italia. Siamo stati molto cercati, diciamo così, perché l'Arsenale può offrire questa possibilità di sperimentare un po' sulla propria pelle che cosa vuol dire mettere in pratica il Vangelo. Le parole, i fatti di questo Papa, che poi parlano ancora di più delle parole, sono un segno di speranza e che dà coraggio anche, perché ci conferma in qualcosa che stiamo cercando di fare da tempo e che, come dire, dà nuovo entusiasmo. E queste immagini ci danno la possibilità di parlare anche un po' del Brasile e soprattutto della realtà ecclesiale del Brasile, una realtà molto ricca. Il dato, la statistica, può lasciare un po' il tempo che trova, l'85% dei brasiliani sono cattolici perché battezzati, in realtà si dicono cattolici il 63% perché c'è stata una forte aggressione delle sette evangeliche che ha ridotto il numero di questi cattolici praticanti. Però la vitalità è data dai numeri invece, ad esempio, dei vescovi, 453, 20.000 sacerdoti, quasi 500.000 di catechisti, quasi 150.000 missionari laici. E poi c'è un dato in particolare che, diciamo, rivela la vitalità di questa Chiesa. Negli ultimi 10 anni le ordinazioni sacerdotali in Brasile sono aumentate del 28,7%. Quindi significa che c'è davvero una fede che è aggredita da queste sette, ma laddove rimane è una fede forte, una fede che sicuramente in questi giorni avrà modo di essere consolidata. E vi do un altro dato, che è una curiosità. Il Papa celebrerà sabato una grande messa con i vescovi e i cardinali presenti a Rio de Janeiro per la GMG. Ebbene, si è calcolato che sarà la più grande assise eucaristica di vescovi dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. Si calcola che saranno presenti almeno 1300-1400 tra vescovi e cardinali. Quindi anche qui avremo un'immagine della Chiesa universale, ma anche di questa Chiesa brasiliana molto viva. Ma adesso, magari con un altro di quei salti pindarici che si fanno spesso in queste trasmissioni, magari torniamo indietro nel tempo e cambiamo paese, Fulvio. Sì, cambiamo radicalmente paese, perché da un Brasile che è in questa fase storica un po' il centro del mondo, no? Anche per gli eventi sportivi, i mondiali di calcio, le prossime Olimpiadi, la Confederations Cup appena conclusa, cioè si parla solo di Brasile praticamente. Ecco, da questo paese così interessante, come ci ha, anche dal punto di vista ecclesiale, come ci ha raccontato Maurizio, facciamo un salto geografico e andiamo in Polonia e facciamo un salto nel tempo, perché nel 1989, subito dopo la caduta del muro di Berlino, la GMG si svolse in Polonia, a Częstochowa, quindi in questo centro della fede dei polacchi,
e naturalmente grande protagonista Papa Giovanni Paolo II, al quale dobbiamo un omaggio perché la GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù, è una sua creatura. E quindi io andrei subito con questo filmato sulla Giornata Mondiale della Gioventù che si svolse a Częstochowa e poi avremo modo di commentare un pochino. Częstochowa, avete ricevuto uno spirito da figli. Częstochowa è stata molto, molto, molto importante, soprattutto di gioia per il Santo Padre. Il Santo Padre più volte ha chiesto consiglio, se era opportuno o non era opportuno, poi lui decise che era opportuno. È stata molto difficile l'organizzazione perché era da poco venuto meno il regime comunista, lasciando un vuoto totale sulla Polonia. Non avevamo riferimenti, non avevamo luoghi organizzativi. Pensate che quando feci la prima visita, in Częstochowa c'erano solo due telefoni, uno presso l'abbazia, che potevano comunicare con Roma, e uno presso la curia. Però la cosa più eccezionale di quella giornata, che ancora è nel mio animo, nel mio cuore, fu l'incontro con questa moltitudine di giovani russi. Częstochowa nel 91 era anche l'aspetto sociale della città, era molto interessante perché non c'era veramente niente. Io non mi dimenticherò mai intanto la povertà e la difficoltà di queste persone, ma come anche erano contente, cioè i problemi normali, il bagno oppure la Coca-Cola o l'acqua per riuscire a, non so, a vivere quei giorni, era tutto un problema, però queste persone erano generosissime. Per la prima volta si sono aperte le frontiere e hanno potuto partecipare i giovani dell'ex Unione, oggi dell'ex Unione Sovietica. È stata un'esperienza straordinaria, come Cristo unisce i popoli che sono uniti nella stessa ricerca, nella ricerca cioè del senso dell'esistenza, del senso della vita. Beh, un documento io direi abbastanza commovente. Faccio notare per inciso, come si diceva una volta, il bello della diretta. Io ho detto che Częstochowa, la GMG, si svolse nell'89, naturalmente l'avrete visto anche dalla sovrimpressione, è nel 1991, abbiate pazienza per questi errori. Nel corso della settimana, probabilmente andando in diretta e con tanti contributi che arriveranno di corsa, ne faremo altri. Ecco, restiamo ancora su Wojtyla perché abbiamo un cameo, una brevissima ma molto intensa testimonianza di Joachim Navarro Valls, che come tutti sanno di Wojtyla fu il portavoce per quasi 22 anni. Ecco, questo estratto, questo video che vi mostreremo è un brevissimo estratto da un DVD che si intitola Vi ho cercato e siete venuti, di Giuseppe Gagliardi, prodotto da Rai Cinema e da Carito e Partners. Questo DVD è stato allegato a Famiglia Cristiana numero 26 di quest'anno e, cosa ancora più importante, sarà inserito nello zainetto, nel kit che sarà consegnato ai 7.000 giovani italiani che seguiranno a Rio la GMG. Vediamo Navarro Valls. Io ho avuto la convinzione in quegli anni, quando la malattia ha invaso così prepotentemente la vita di Giovanni Paolo II, ho avuto l'impressione che lui stesse in quegli anni vivendo, comunicando al mondo la sua enciclica più bella, perché era un'enciclica che non stava scrivendo, ma che stava vivendo. L'enciclica che non stava scrivendo ma stava vivendo. In realtà Giovanni Paolo II scrisse qualcosa sul dolore, una lettera apostolica alla Salvifici Doloris nel 1984, ma era ancora il caro Wojtyla, come dire, giovanile, atletico. Poi invece quel valore della sofferenza che aveva scritto in quella lettera apostolica l'avrà tradotto, lo tradurrà nella sua vita quotidiana, nel suo calvario. E quindi bellissima questa immagine che di Navarro Valls, che dice il Papa che non stava scrivendo ma vivendo l'enciclica del dolore, che fu forse anche l'enciclica che lo fece più amare
da tutti, anche da quelli lontani dalla fede e dalla Chiesa. Ma adesso do di nuovo la parola a Fulvio per la conclusione. Sì, a me non resta che chiudere e darvi appuntamento a Filo Diretto con Rio a partire da domani. Tutti i giorni un fiume di dirette da Rio, di servizi, di fotografie, di articoli, di materiali freschi, di incontri, di testimonianze, condotto in studio da Anna Maria Braccini e da Maurizio De Paoli, che mi ha accompagnato in questa prima puntata di presentazione. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo immancabilmente, mi raccomando, famigliacristiana.it a partire da domani.